Luca, buongiorno. Luca mi deve tirare un po' le orecchie, perché siamo stati in trincea le ultime 5 giornate, parlavamo la metà della settimana, eccetera. Poi Milan vince, calo di tensione, non ti ho più sentito. Allora, è inutile andare ancora a riemozionarsi, però se te lo stai ancora gustando. Sì, assolutamente sì, perché io abbino le presentazioni dei miei libri molto spesso agli inviti di Milan Club che organizzano le due cose. Oggi, per esempio, sono a Ribera, vicino ad Agrigento, alle 18:30 presento il libro con l'organizzazione del Milan Club Franco-Baresi e poi c'è la cena e si parla di calcio di Milan. Ed è bellissimo perché loro riescono i tifosi a dividere l'appuntamento, diciamo, culturale, poi con l'immersione e la passione, e trovo in giro un entusiasmo, una passione, una ritrovata euforia che mancava da tanti anni, soprattutto, sai, girando al sud. Io sono stato tanto in Puglia, tanto in Sicilia, tanto dove è lontano e dove per venire a vedere il Milan si devono fare delle scarpinate di migliaia di chilometri, quando possono, c'è veramente un amore straordinario. E personalmente, io me lo sto godendo, non c'è nulla che mi disturbi o che mi turbi in quest'estate. Cerco, come tu sai bene, ci parliamo spesso io e te, di analizzare gli scenari, perché i dettagli particolari non li conosco, della situazione, per esempio, che c'è fra Maldini, la proprietà, lo staff, eccetera, eccetera. Però vedo che parlano con il manager di questo, con i dirigenti di quell'altro club, vanno avanti a fare le trattative per i loro rinnovi, quindi evidentemente hanno lo status per poterlo fare. Questa è una fase di passaggio, o meglio, di riassetto proprietario della società, quindi è possibile, normale, credibile che si parli di dettagli, di cose, ma che non infirmi l'operatività e il futuro. È evidente che se ci sono delle cose da smussare, questo vada fatto, che avvenga un chiarimento operativo. Non è detto che si possa, quante colleghe abbiamo avuto di età nella nostra vita che non sopportavamo, eppure andavamo in trasferta con loro, lavoravamo con loro, si deve portare a casa un risultato comune e si fanno le cose. Questo è una sensazione, per carità, una percezione evidentemente, ma ci vuole semplicemente l'unità di intenti. In un'azienda sportiva bisogna lavorare con unità di intenti. Io, tu come sai, sono un pasdaran maldiniano, perché leggo la mia esperienza, la mia vita milanista su Papa Cesare, e poi anche di conseguenza anche lui, e conosco i loro valori, conosco il loro modo di vivere le cose, anche la durezza, anche gli spigoli caratteriali. Però, insomma, cioè, io continuo a chiamare Paolo Maldini una cambiale. I tifosi hanno una cambiale che è depositata e che certifica la bontà del progetto. Questo è quanto. Luca, volevo farti riflettere su una cosa che ti piace e che rivenderai sicuramente. Se dovesse firmare il nuovo rinnovo Paolo Maldini, dico se dovesse, ma mai sembra che le bozze siano già dagli avvocati e quindi non gli avvocati per proteggere, gli avvocati positivamente Per dagli le avvocati firme. per le firme. E voglio farti riflettere, dato che saranno sicuramente minimo 2 anni più uno, 3 anni, 2 anni minimo. Sai che nel 2024 saranno 70 anni dei Maldini con la maglia del Milan? Certo, certo, Lui certo. ha debuttato il 15 o il 19 settembre 2000, scusate, 1954, Papà Cesarone, e 70 anni è una cosa, se tu ci rifletti un attimo, dici. Inimmaginabile, incomparabile in nessun club dal mondo. Ogni tanto mi diceva qualcuno: ma perché Daniel Maldini non lo prestano per giocare in giro? Ma io dico, sai, io non so onestamente che futuro avrà nel calcio, quali sono le sue aspettative, le sue ambizioni, ma in questo momento in cui ancora è imberbe, avere una catena che continua con i Maldini, nonno, padre e nipote, mi sembra talmente bello e suggestivo, mi sembra talmente unico, mi sembra così un senso di appartenenza eccezionale, senza comparazione nel calcio, che Daniel Maldini me lo tengo qua, fino a quando poi spiccherà il volo nel Milano, dove penserà di poter andare, perché la trovo una favola straordinaria e me la tengo molto cara. Fra l'altro, ha segnato anche un bel gol pesante quest'anno, quindi comunque un piccolo mattoncino ce l'ha messo anche lui. E quindi
fa parte della storia, fa parte della nostra storia. Il Milan ha 123-124 anni, più della metà hanno avuto un cognome Maldini in questo club, è una cosa che non esiste in nessun'altra realtà del mondo. Faccio il duro, metto la grinta, caro Luca, il calendario è arrivato, ricordiamo rapidamente le prime 6 partite, Udinese in casa a Bergamo, Bologna in casa a Sassuolo, derby e Coppa dei Campioni, i 6-6, messo 5 di campionato, eccetera. Bisogna comprare subito i giocatori perché Pioli abbia l'11 luglio la squadra fatta all'80-90%, con qualche opportunità che può essere lo Zaniolo, che può essere un giocatore, l'Asensio, che te lo dicono, ti interessa in prestito per fine luglio ad agosto. Ma bisogna guadagnare il tempo perso, sappiamo il perché. Cambio di proprietà, rinnovi, devono studiarsi in faccia, eccetera. Però per l'11 luglio la fortuna del Milan è stata partire a 200 all'ora nel 21-22 e nel 20-21 e partire 200 all'ora nel 21-22. Sì, poi tra l'altro per gli obiettivi di mercato come Botman e Renato Sanchez, i problemi ce li ha avuti anche il Lille, che ha dovuto sistemare alcune cose sue. Bravo, anche quello. Sì. Se arriva il solito sceicco che versa dall'aereo i sacchi con i soldi, anche firma o non firma di Maldini e Massara, quelli te li portano via perché hanno più soldi. Però al di là di questo sono d'accordo con te. Io, tu come lo sai molto bene, il calendario, il giorno in cui vengono fatti i calendari e i gironi, mi suscita le emozioni del famoso tuo bacio della sorella. Io sono però è un dato di fatto, hai Atalanta e Inter nelle partite. No, per carità, sì, però io sposo la tua idea numerica delle partite, gli impegni sono tanti, tu pensa che alla quinta giornata c'è il derby ed è solo ai primi di settembre, sei già e ci sono 21 giornata. Partite dal 13 settembre esattamente, quindi numericamente tu hai bisogno, la rosa c'è già, una rosa importante, va assolutamente puntellata e arricchita da qui a metà agosto, quando inizierà il campionato. Sappiamo tutti che il Milan non ha fretta, non cede ai ricatti, non cede ai compromessi sul mercato, detta le proprie regole, continuerà in questo modo. Alcune cose sono già state fatte, è rientrato Pobega, è arrivato questo Adli che è una buona prospetta, arriva Origi, quindi siamo già a 3 giocatori, ci sono alcune certezze che sappiamo, c'è finalmente anche un'integrità della rosa, perché se Dio vuole, a Dio piacendo, al momento, al 4 luglio, si presentano tutti belli sani, e quindi confido che da qui appunto alla metà, tu pensa che tecnicamente il mercato comincia il 1 luglio fra l'altro, però al di là di questo sappiamo tutti che il mercato è imperverso già da più di un mese, io sono abbastanza sicuro che a luglio già un giocatore o due si sommeranno a quelli già presi e che per l'inizio del campionato il grosso sarà già stato fatto. Luca, facciamo un po' di bar sport come piace anche a noi, perché poi è l'essenza del calcio anche bar sport. Allora, due domande. La prima filosofica. Meglio Botman 25-30 milioni o una tipologia, se vuoi mettere Bremer, metti che vuoi tu. E magari, io dico, vorrei tutte e due, te lo dico sinceramente. E magari spendere un po' meno per il 7-10 o tu sei per un giocatore magari meno celebrato in difesa e spendere tanto per il 7-10, la mia, io li vorrei tutti e due. Questa è la prima domanda. E la seconda a seguire, Botman, Sanchez, De Ketelaer, Dybala, Origi l'abbiamo già, ormai è già nostro. Un tuo parere su questi giocatori, Lang, Zaniolo, facciamo un po' di mercato di Serafino. Allora, io sono con te, li vorrei tutti e due, ma se proprio le spalle al muro, arriviamo da un campionato che secondo me nella parte finale il Milan ha vinto grazie alla difesa e all'organizzazione difensiva e ha sofferto molto dalla tre quarti in su, quindi spendo di più sulla tre quarti. Questa è la mia idea. E ho un assetto difensivo in questo momento credibile e affidabile. Quindi prenderesti un ragazzo buono, promettente, ma prenderesti il campione là davanti. Prenderei un giocatore di buon prospetto che possa fare il titolare, che costi di meno perché mi avanzano dei soldi per i prospetti offensivi. Zaniolo è un eccellente giocatore che non ha continuità e non ha integrità.
e ha bisogno di resettare, secondo me, il suo modo di stare nel mondo del calcio. E vedo che Mancini, che lo ha fatto debuttare in nazionale prima ancora che mettesse piede in Serie A, ha nei suoi confronti un atteggiamento piuttosto severo in questo senso. De Ketelaere non sono stato fortunato, l'ho visto 5-6 volte e 3 o 4 sono stati spezzoni. Ho visto che sa giocare a pallone. Mi sembra da San Siro come giocatore. Sì, ha già la faccia di uno che capisce e comunque ha i colpi di uno che sa. E mi ricorda, io mi ero innamorato di Paquetá, dissi che sa giocare a pallone, però deve imparare a giocare a calcio, perché a pallone si gioca da soli, a calcio si gioca con la squadra. A noi era piaciuto anche, ti ricordi anche Gourcuff, altro certo, giocatore sì, molto sì, elegante. Magari... Però De Ketelaere mi sembra di una categoria un pochettino. Sono d'accordo, sono d'accordo. Long non lo conosco. Sarei proprio bugiardo, non lo conosco. Renato Sanchez mi sembra che sia Renato Sanchez, da prendere sì, a tutti i costi. Sì, sì, è un profilo di giocatore importante, avrà anche delle spigolature caratteriali, non mi interessa, inserito in un gruppo con dei valori e con una traccia come quella che hanno dato Pioli, la società, Ibrahimovic, a questo spogliatoio, la mentalità che ha avuto questa squadra nelle ultime 6 partite hanno dimostrato che ci siamo. Io invito sempre ad andare a vedere l'ingresso in campo, il saluto alla curva e il riscaldamento di Leao a Verona. Lì quel giorno io ho capito che era cambiato veramente qualcosa nella testa di tutti, perché se siamo riusciti a portare a noi anche Leao, il più era stato fatto, infatti è stato incredibile nelle ultime giornate. Ti sussurro un nome, Dybala. Guarda, vedo che la tua passione ha proseliti sulla stampa. Oggi mi ha postato un link, un articolo al nostro amico Paolo Zigliani, in cui celebra e esalta la possibilità, l'ipotesi di Dybala al Milan. Ho visto che Capello non è molto d'accordo. Ce ne sono alcuni che non sono. Il problema qual è? Li conosciamo tutti. Dybala è un grande giocatore, un grande talento, però ci sono dei però pesanti che la Juventus gli ha sempre rinfacciati. Il primo è quello della personalità. Non è un grande leader, non è una grande personalità, lui non si impone. Lui soffre se non è coccolato, se non è difeso e se non è protetto. La seconda questione è la continuità. La prima fase della sua carriera, la mancanza di continuità era dovuta a un ibrido di ruolo, perché lui sostanzialmente, secondo me, è il perfetto sottopunta con un grande centravanti. Quindi, per dirla a quelli che piacciono i numeri, in un 4-4-1-1, 4-4-2, lui è quello che ruota intorno all'attaccante. Questo è per me Dybala. E nel Milan questo non è previsto, salvo che nelle ultime 4 giornate dello scorso campionato. Non lo vedi come 10, fai quello che vuoi, vai, no, ispirati. No, non è la mentalità del Milan di Pioli. Non puoi fare quello che vuoi. Non puoi farlo, devi avere il ruolo del trequartista del Milan, è quello di un moderno centrocampista con i piedi buoni, che sappia essere propositivo e sappia anche interpretare tatticamente la partita. Nel suo piccolo e col suo grande impegno, Krunic ha perfettamente inquadrato questo tipo. Però di Diaz giocatore. Aveva le caratteristiche con la qualità diversa, magari. Deve crescere. Diaz è un altro che sa giocare benissimo a calcio, a pallone, ma deve ancora fare alcune cose. Deve liberarsi rapidamente del pallone, perché sennò lo buttano per terra. Lui deve stare, secondo me, molto presuntuosamente nei paraggi dell'area di rigore, sul perimetro o dentro l'area di rigore, perché lì non lo possono sfiorare, se no come a Torino, Juventus, Milan 0-3 l'anno scorso, prendi punizione, prendi rigore oppure ti fa gol lui a giro. E deve leggere la partita, deve capire dove non andare, deve capire dove stare. In questo non c'è stata maturazione. Lui ha dei numeri, lui è bravo a giocare a pallone, ma deve crescere. Lui potrebbe essere un prospetto di trequartista da Milan, però deve crescere mentalmente. E se però vedo che Pioli ha una fiducia molto ampia in questo ragazzo, perché sicuramente ha la testa e ha la voglia di farlo. Al di là dei mezzi fisici che non mi interessano, perché il Papu Gomes era come lui, è diventato un giocatore chiave dell'Atalanta, deve migliorare nell'interpretazione del ruolo. Il Milan non si può permettere Dybala fai quello che ti pare. Perché? Però non ho mai detto Dybala sì, Dybala no. Beh, se è un regalo di Cardinale, se è un regalo di Pellegatti, che è un sogno di Carlo, certo che sì, è un lusso. Se anche lui si
mette di buzzo buono, come si diceva una volta, è un giocatore che può risolvere delle partite in corso dall'inizio, è un giocatore importante anche a livello internazionale, ha esperienza, e chissà che anche la vicinanza di un gruppo così giovane e così maturo non lo aiuti a trovare quella forza caratteriale che fino ad oggi gli è mancata. L'ultima cosa è che purtroppo negli ultimi tempi la mancanza di continuità è stata dovuta anche a qualche infortunio di troppo. Senti, chiudiamo, ricordiamo il tuo impegno, io ricorderò i miei. C'è un po' di scusa Luca, autoreferenzialità, non ci invitano a qualche talk show di grande, allora ce lo giochiamo noi. Allora, Agrigento, Milan Club, Franco Baresi, ho capito Franco bene. Baresi, di Baresi per presentare il tuo libro, che ormai conoscono tutti, ma lo ricordiamo per i pochi che non lo conoscono. Il cuore di un uomo, edito da Rizzoli, parla del più grande medico della storia argentina, che è stato René Favaloro, inventore del bypass. Io continuo a dire il tuo podcast che sta scalando le classifiche come nella ti regalerò anche questa eccolo qua per il sorpasso. Ho visto che hai un merchandising, esatto, piace molto questo, ma poi mi interessa molto, perché tu puoi capire, una grande soddisfazione, perché esce la seconda puntata del mio podcast su Spotify, La Storia del Milan, e parlerà di questa vittoria di Doha. Come te la ricordi quella vittoria di Doha? Noi timidamente siamo andati là e abbiamo giocato una partita straordinaria con Suso, che io continuo ad ammirare, che fece impazzire prima Alessandro e poi Evra. Eravamo in una saletta in un bar di Milano con alcuni amici, tra i quali due o tre giocatori del Milan, e ce la siamo proprio goduta. È stata inaspettata, in attesa, bella, rotto un digiuno, è stata proprio corroborante. E ci aveva dato la sensazione, anzi l'illusione purtroppo, che potesse nascere qualche cosa, però è stata, ecco, una perla in un mare nero di qualche tempo. E ho un bel ricordo, finalmente ero tornato a soffrire, a patire per vincere qualche cosa. Anche io ho un bel ricordo anche delle due finali di Coppa Italia, perdute malamente. Quella del 4-0 mi è bruciata più dell'altra, perché quella del 4-0 ci credevo, noi avevamo tirato in porta più della Juve fino al primo gol. Stavamo in campo bene, poi c'è stato questo crack all'improvviso e siamo stati travolti. Però, insomma, queste due finali di Coppa Italia, la Supercoppa, hanno ridato un senso anche a un periodo molto grigio. E adesso rivediamo con un sorriso, perché adesso siamo campioni. E ce la continuiamo a godere per tutta l'estate, anche oltre il 4 luglio. Esatto. Un grande saluto a Luca Serafini, buon tutto da Agrigento. No, fammi avere il link della puntata 2 del podcast. Abbiamo Simone Recupero, che, scusate il gioco di parole, è stupidissimo, che ti recupererà il link. Va bene, un abbraccio. Ciao, buon weekend a tutti. Ciao, ciao Carlo, grazie.